Che dura giornata che è stata finalmente il mio letto. Buongiorno, ciao a tutti i giocatori di Minecraft, qui è Bella Pazza, e come state? Buongiorno, buongiornissimo. Ah, il sole negli occhi fa male. Che fantastica giornata oggi per giocare a Minecraft. Come state? Spero tutto bene. Mucca ballerì. C'è un creeper che rischia di uccidere la mucca ballerina. Non possiamo permetterlo, Wally, non possiamo permetterlo. E voi non dovete assolutamente permettere che questo video arrivi a meno di 5.000 mi piace. Io aspetto qui. Finché non lascerete un mi piace, non mi muovo. Non mi muovo, ok? Fantastico, grazie mille, ok, ci siete arrivati. Ok, allora, vediamo un pochettino. Ragazzi, dov'è quel creeper? Dov'è? È sparito, sei uno scheletro. Non te lo permetto, hai capito? Non ti permetto di uccidere la mucca ballerina. Ai. No, no, c'è il creeperino. C'è il creeperino bananino. No, il creeperino bananino. Ok, disastro. Disastro. Mamma mia. Mamma mia, che disastri. Questi polli mi sa che erano là dentro. Comunque sia, ragazzi, ho un osso in mano. Mi avete detto una cosa incredibile. Se io non ho una spada, mi avete detto, Bella Faccia, ma dov'è la spada? Bella Faccia, creato una spada, ma non è possibile che va in giro. Cioè, lascia è più forte, eh. Solamente che penso sia arrivato il momento. 9 di 7, cartello. Bello, voglio farlo. Bellissimo, ma ci sono un sacco di cose nuove che non conoscevo, eh. Qua intanto magari, Bella Faccia, metti a posto. Ma non voglio cambiare l'elmo. Metti a posto i danni che hai fatto, perché dopo te li fanno pagare. Sì, devi pagare i danni a Minecraft, proprio così. Quindi direi che adesso diamo un bacino alla mucca ballerina e andiamo a fare finalmente la spada, ma non... Ma che fa quello? Salta? Ma non una spada normalissima, una spada incantata, proprio così. Allora, il video, l'ultimo video dove facevo la base segreta, vi è piaciuto veramente tanto. Se ve lo siete perso, andatelo a rivedere. La mia nuova base segreta di Bella Faccia, con i nuovi vasi bellissimi. C'è la cesta con le cose super nascoste. Ovviamente si chiama base segreta per un motivo, perché deve rimanere segreta. Quindi non andate a dirlo a nessuno, ok? Mi raccomando, se io non voglio che qualcuno entri, mi rubi le mie cose, sarebbe veramente molto scomodo. Avevamo perso anche il povero pupazzo di neve, l'ho spiegato nello scorso video. Se ve lo siete persi, andatelo a vedere. Quanto ci manchi, pupazzo di neve. Non voglio che questo diventi un cimitero, eh. Quindi, animali, vedete di non fare una fine orribile, eh. Allora, quindi io però sono tornato di sopra, ma dovevo prendere effettivamente un diamante, mi sembra. Perché vediamo un pochettino, tavolo. Non tavolo per mangiare i tortellini. 2 diamanti, è vero, è vero, è vero. Mi dimentico, ci sono così tanti crafting su Minecraft che mi dimentico. Devo creare il tavolo degli incantesimi per potenziare la mia spada. Ma ovviamente io sono stupido e devo tornare di sotto perché non ho una spada in diamante. E quindi dobbiamo crearla, quindi altri 2 diamanti. Ce la posso fare, fino alla fine della giornata. Non ho nemmeno più torte di zucca. Devo andare a fare un salto da quei villici e prendermi altri smeraldi, eh. Quindi, allora, ah, comunque sia, continuate a scrivere tantissimi commenti utili qua sotto, ragazzi, perché mi aiutate veramente tanto per ingrandire la vanilla, eh. Allora, quindi, direi di fare innanzitutto la spada. Ho sentito... Ah, era sto coso. Mamma mia, sembrava il creeper che stava per esplodere. Ho perso 7 vite. Sì, la spada di Bella Faccia. Poi, vediamo. Tavolo, serviva l'ossidiana e un libro. Abbiamo tutto, ragazzi. Abbiamo tutto, quindi 1, 2, 3, 4. E anche il libro, dov'è? E il libro. Finalmente, eccoci qua. Bam. Tavolo degli incantesimi. Ok, riusciremo a fare abbastanza librerie? Io non penso proprio, ma ci proviamo. Tanto questi libri li ho rubati ai villager. Bam. 10 librerie. Che non sono male, però non penso che mi bastino, ragazzi. Non penso che mi bastino. Allora, non so se metterlo qua o trovare un posticino più carino. Magari... Ah, sapete dove potrei metterlo? Visto che qua ormai non c'è più nulla, Wally, magari ti puoi spostare di lì? Vieni. Vieni qua.
Dai, dai, ma sei incastrato. Oh, ti sei incastrato. Dai, vieni qua. Vieni qua, su, su. Qua, qua, ok. Fermo, fermo. Non si può uscire. Non si può uscire, accuzza. Lì, bravo. Allora, direi che proviamo a metterla qua. Con tutte le librerie così. Ok. Altre due così. E quanto mi dà? 20. Ok, non è il massimo, però, visto che tanto io non sono nemmeno incantato, è meglio che niente, eh? Allora, andiamo a prendere anche... Ma io devo passare proprio qua in mezzo. Se dovevo mettere sto lago qua nel centro per perdere tempo proprio. Allora, vado a prendere i lapis. Magari ci prendiamo una bella cesta da mettere lì, che teniamo tutti i lapislazzuli. Ma quanti cani ci sono in questo mondo? Ok, la cesta la mettiamo qua. Allora, vediamo un pochettino. Libro, passo anfibio, protezione 2, non è male. La spada, affilatezza, flagello, non è che mi ispira tanto. Efficienza, fortuna, sopra la cesta è inutile. La pala, efficienza, fortuna, efficienza. Sì, però mi servirebbe il piccone. Allora, vediamo questo innanzitutto. Efficienza, fortuna. Non è male, però mi servirebbe un piccone un po' più potente. Però 20, ok. Allora, io direi, ragazzi, che non è male. C'è affilatezza 3 per il momento. Mi fa fare una super spada, Però io quasi quasi... No, dai, la facciamo per sicurezza. Bam! Ok, l'apprendista stregone. Fantastico. L'apprendista stregone incanta un oggetto tramite un tavolo per gli incantesimi. Obiettivo completato. La nuova spada di Bella Faccia. E la chiameremo presto Bella Spada. Posso già rinominarla? Non ho l'incudine. Allora, vediamo il libro. Affilatezza, protezione, no. Il piccone. Fortuna 2 in questo piccone? Però lo vorrei mettere in quello di diamante. Raga, in quello di diamante. Devo andare a prendere gli altri diamanti. No, vabbè, vedete? Vedete che non va bene questo sistema. Io mi dimentico di mettere il tappetino di muschio. E dopo la gente viene a rubare le cose. Allora, io spreco tutti i miei diamanti per un nuovo piccone. Perché tanto quell'altro è completamente rotto. Quindi, vediamo un pochettino se verrà qualcosa di incredibile. Allora, facciamo i bastoni fra le ruote. No, no, orribile. Orribile. Vabbè, vediamo. Vai. Fortuna 2 che non è male. Io lo faccio. Lo faccio! Sì! Sì, tanta roba! Fortuna, efficienza 2, raga, ma è potentissimo sto piccone. Poi il libro. Perforazione, atterraggio morbido, perforazione, efficienza che non è male in una setta, Efficienza anche qua. Io potrei quasi quasi potenziare la mia armatura, ma è tutta rotta. Magari, sapete cosa? Prendo un pochettino di cose in ferro e mi incanto. Cioè, tanto questi livelli li rifaccio facile. Abbiamo ormai la farm di esperienza, che non è che comunque funziona alla perfezione, Però... Allora, vediamo un pochettino. Cosa dobbiamo fare? Tutto. Perché velocità delle anime non mi serve a niente. Cioè, è proprio la cosa più inutile del mondo su dei piedini di ferro. Cioè, è incredibile. Ok, allora, facciamo tutto così, anche l'armatura. Non ho più ferro. Cioè, raga, non ho più ferro. Ho sprecato tutto, Vediamo. Indistruttibilità, no. Protezione dai proiettili 3, no. Esplosioni, mi sa che vado di protezione 2, Passo anfibio anche non è male. Però vai con la protezione 2. Protezione 3, questo, tanta roba. Qua? No, indistruttibile. No, non va bene. Sapete cosa? Io adesso vado un attimo nella mob farm. Qua non c'è nulla che mi piace. Vado nella mob farm, Wally, e prendo un po' di livelli, spero. Cioè, voglio sperare. Con questa spada nuova facciamo pazzie. Intanto guardate il bambù, quanto è cresciuto. Oh, sapete cosa sarebbe bello? Metterlo tutto intorno alla torre. Solo che dopo cresce tantissimo. È carino da vedere, Voglio fare un esperimento. E io mi dimentico sempre di mettere sto tappeto. Devo andare alla ricerca comunque degli slime, perché così faccio i pistoni appiccicosi e non commetto più questo errore, perché si chiude automaticamente dopo, Ok, allora, quindi togliamo tutto il bambù. Ma quanto rilassa cavare il bambù così, ragazzi? È troppo bello, Ok, pigliamo tutto il bambù. Secondo me verrà una cosa bella, Se è uno schifo lo caviamo, quindi fatemelo sapere qua sotto nei commentini. Allora, io ovviamente voglio mantenere la sabbia, perché è abbastanza carina da vedere, Quindi un po' di sabbia,
ovviamente anche la terra. Ok, l'ho allargato un pochettino, però secondo me bisogna allargarlo ancora di più. No, 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 io vi ho visto, vi ho visto. Ho la spada nuova, ho la spada nuova, vi distruggo, avete capito? Proviamola subito. Fa male, eh? Fa male la mia spada nuova in un colpo solo così. No, 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 no. L'elmo! Mi ha spaccato l'elmo! Ed è arrivato il momento di mettere il cuoio. Sarà possibile che io devo mettere un casco di cuoio? Ok, eccoci qua, ragazzi. No, ragnetti, no, non voglio fare una fine orribile. Subito, 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 dentro, 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 dentro la base, dentro la base. Ok, al sicuro, torta di zucca. Ok, ragazzi, sono finalmente arrivato a stento nella farm di esperienza. Ancora, ovviamente, è in fase di sperimentazione. Però guardate, guardate, i ragni stanno venendo qui. A me basterà mettermi qua, picchiarli e mi prenderò tutto, tutto, tutto il loro drop e la loro esperienza. Ah, fantastico. Ovviamente scrivete qua nei commentini come fare per modificarla. Sarebbe bello farvela vedere un giorno con la visione notturna, perché secondo me... si vede molto meglio, stavo per dire. Come cavolo ha fatto questo a passare? Come ha fatto a passare? Cioè, vedete? Ancora in fase di sperimentazione. Cavolo, no, sto morendo, 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 non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Mamma mia, raga. Mamma mia, devo tornare a casa. Ho mezzo cuore. Non ho nulla da mangiare? Fantastico, è stato bello conoscervi. Questi ragni mi stanno facendo diventare pazzo. Devo trovare un modo più efficace per ucciderli tutti. È bellissimo essere riuscito a tornare a casa con mezzo cuore. Fantastico, che bella la vita, eh? Datemi subito da mangiare, subito. Ho bisogno di cibo, ho bisogno di cibo per vivere. Ah, fantastico. Ok, allora, con questi livelli che ho fatto, direi che è arrivato il momento. Allora, innanzitutto è il momento di vedere... No, non è il momento di vedere niente, perché qua ancora tutta quest'erba non si è decisa a crescere. Però io voglio provare a mettere comunque il bambù. Basta sti creeper vaganti. Cioè, avete stancato. Allora, quindi mettiamo tutto il bambù qua. Secondo me verrà una cosa bellissima, eh. Lo mettiamo tutto intorno alla torre. Sta già crescendo, poi guardate che roba. Sta già crescendo il bambù, eh. Quel creeper per fortuna non mi ha visto per ora, eh. Spero. Spero che non arrivi adesso un creeper alle spalle e si faccia esplodere. Ok, quindi ho messo tutti questi bellissimi bambù. E chissà come verrà questo posto a breve, eh? Secondo me verrà molto carino, ragazzi. Ma perché il bambù non è commestibile? Perché non posso mangiarlo? Ho fame! E che è così bella qua la farm. Non voglio distruggerla tutta, però a breve dovrò farlo. Ok, quindi finalmente dopo tanto tempo... possiamo potenziare protezione 3, vai. Sì, indistruttibilità. Protezione fuoco, fuoco. Vediamo il libro. Fuoco, potenza, atterraggio morbido. L'elmo affinità all'acqua. Protezione 2, ci sta, molto bene. Perforazione, non ho un tridente, mi dispiace. Protezione dal fuoco, no grazie. Vorrei qualcosa di un pochettino più utile, eh. Qualcosa di più utile, ho detto. Lo scudo ovviamente non si può potenziare. Lascia... lascia, ma non c'è nulla di carino. Protezione 1? E facciamo sto protezione 1, dai, libro. Atterraggio morbido 3? Non male, non male per cominciare. Atterraggio morbido 3. Mi servirebbe però, sai com'è, un incudine. Ok, ci siamo potenziati abbastanza, eh. Adesso sicuramente i mostri si faranno meno male, perché prima ci distruggevano. Adesso ci distruggono, ma un pochettino meno. Ok, vai, 3. Fantastico, quindi addio armatura bella, buongiorno armatura nuova. Fantastico, sono super 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 protetto, ragazzi. Io vorrei fare anche un supporto per armature. Supporto, com'è che si faceva? Oh, 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 su, supporto, armature, oh, arma, armatura, oh, armor stand, stand, ma com'è che si chiama? Non stenda, non stendardo. Come si chiamava? Ma perché non riesco a ricordarmi i nomi? Questo bellissimo! Catene! Mamma mia, posso fare finalmente il bar dei miei sogni! Mamma mia, fa troppo ridere, guardate! Ok, dov'è? Dov'è? Dov'è quel coso? Oh! Ma le avevo le catene! Ma scusa? Dov'è? Cos'è sto coso? Spazzola?
Ma che serve la spazzola, raga? Ma mi prendete in giro? Ma che serve la spazzola? Le piume, devo assolutamente fare la spazzola. Forse per i cani? No, i lupi, non lo so, non trovo più le cose, sono troppo esaltato. Allora, cos'è che serviva? Questo? Posso farla questa spazzola? Dov'è? Vediamo. Spazzola! Vai! Possiamo pulire la polvere finalmente! Che fa? Cosa? Oh! Sto spazzando, raga! Sto spazzando, non ci credo! Ma cosa? Ragazzi, voglio che scriviate qui a cosa serve la spazzola. Mi raccomando, sotto nei commenti. Ah, finalmente sono diventato uno spazzino. Finalmente posso pulire. Che bello, puliamo. Però c'era un'altra cosa che volevo fare, eh? Dov'è? Dov'era? Dov'è? Questo? Ah, il tronco scortecciato. Il tronco scortecciato, raga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, vabbè. Fa troppo ridere. Se è l'insegna di quei bar di una volta. Vediamo. Adesso me la fai fare. Vediamo. Insegna di quercia 6 addirittura. Bellissimo. Ma posso metterlo, che ne so, qua? Vediamo. Ma è bellissimo. Cosa posso scrivere? Magazzino. Ci sta tutto. Ok, direi di farlo carino. Quindi, così. Magazzino. Bellissimo, raga. Guardate che bello, magazzino. Ma è troppo bello. È troppo bello. Allora qua ci metto casa. Ma quanto è bello. Qui? No, no, che brutto. Cos'è qui? Vola? Ma che è sta cosa? Ok, così, con queste barrette. Casa, ok. Ma è troppo bello. È fantastico. È troppo bello. È bellissimo. Altre cose della nuova versione che mi fanno dire wow per tutto il video. Qualcosa di bello. Allora, la torta mi fa sempre dire wow. Però, no. Che è sto cosa? Zattera di bambù. Cosa? C'è la zattera di bambù addirittura. Finalmente il bambù è utile a qualcosa, ragazzi. Che è sto cosa? Sensore di Shulk calibrato? Ma cos'è? Magia nera. Fantastico, ragazzi, io continuerò a pulire tutto bene. Ah, qua in questa crafting table è un pochettino sporco, quindi continuo a pulire, eh. Da me è tutto. Fatemi sapere a che cavolo serve sta spazzola. Voglio provarla su un animale prima di chiudere. Su un cagnolino. Vediamo. No. No. Qui. Boh, ragazzi, ma che serve? Per i fossili? Non lo so, fatemelo sapere. Da me è tutto e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video di Minecraft. Ciao.